La festa è in corso, noi siamo riusciti a rubare direttore sportivo e allenatore Alessandro. Grande soddisfazione, questa è la terza promozione, non ti chiedo se è la più bella, ma è quella che ti dà comunque tanta gioia, no? No, penso che tecnicamente e professionalmente io la reputo la migliore, perché aver fatto un gruppo di 30 calciatori insieme al direttore, insieme alla società, averli gestiti bene, aver compensato le assenze, gli infortuni che noi abbiamo avuto, anche quelli, e non essersene accorti, significa che abbiamo fatto un lavoro clamoroso. E quindi professionalmente penso che sia stata quella più importante, perché avevo dei giocatori che hanno fatto la B, la C e hanno percepito aria di allenamenti, di preparazione, di organizzazione non di questa categoria. E poi per te vincere nella Marsica forse ha un significato ancora più particolare? Ma significa che nella Marsica ci sono buoni allenatori, oltre casomai al sottoscritto ce ne sono altri che sono in categorie più basse e che non hanno mai avuto l'opportunità di dimostrarlo, ma non solo nella Marsica, anche nelle altre zone abruzzesi. E io vengo sicuramente dal basso, avendo fatto tutte le categorie, ma di questo ne sono orgoglioso, perché significa che quando si vince poi c'è un sapore speciale. Il tuo 4-3-3 famoso lo hai abbiurato ad un certo punto, perché? Perché bisognava vincere un campionato in 12 partite, anzi di meno, come abbiamo fatto noi, senza rischiare troppo, e quindi il ragionamento è stato essere molti più pragmatici e spettacolari, perché non potevi perdere neanche una partita. E noi vogliamo vincere anche domenica, e quindi cerchiamo di fare un land plane che è veramente qualcosa di clamoroso e di un capolavoro, secondo me, lo definisco così veramente. Tonino Paciarella, un direttore sportivo a questo punto conta in un torneo di poche partite, di poche squadre, conta tantissimo, perché se sbagli gli acquisti salta il banco. All'Aquila ha saltato il banco. Tu che cosa hai avuto di più e di meglio? Ma guarda, il direttore sportivo conta come conta l'allenatore, come conta la società, per cui siamo stati tutti all'altezza di questa situazione. Non era facile, come diceva il mister, perché in 3 mesi non ti potevi permettere di sbagliare neanche una gara. Noi diciamo che direi che il campionato l'abbiamo cominciato a conquistare dall'inizio, prima della preparazione, perché siamo partiti bene lì, da lì, cioè a formare un gruppo veramente coeso, veramente unito. Il mister è stato bravissimo in questo, ma così tutto lo staff e la società ci ha veramente concesso di tutto e di più. Io devo anche ringraziare soprattutto la società, il padron Trevisan, il presidente Mergiotti, a cui veramente a volte ho chiesto delle cose veramente a volte con insistenza, e devo dire che l'ho anche un po' stressato, però ci sono state tutte le componenti che hanno fatto sì che arrivassimo a questo giorno. Senti, parliamo un attimo delle ultime due partite. Allora, con l'Avezzano domenica scorsa vincevate, alla fine avete rischiato di perdere. Oggi, dopo pochi minuti, un rigore contro. Va bene, segnate, dopo altri pochi minuti un altro rigore contro. Che cosa pensa un addetto ai lavori come te in quelle circostanze? Guarda, oggi devo dire che ero tranquillissimo, anche dopo aver visto fischiare i due rigori, ma non perché il capistrello non fosse all'altezza, assolutamente, perché oggi ero tranquillissimo. Domenica scorsa invece l'Avezzano ci ha messo in grande difficoltà, devo dire. I ragazzi forse lì hanno sentito un po' troppo la gara, però oggi, al di là dei rigori, avevo sensazioni molto positive. Dove vai a festeggiare stasera? No, io torno a casa come al solito. Devono festeggiare i ragazzi, perché hanno meritato veramente questo campionato. I ragazzi sono stati straordinari, ma dal primo all'ultimo, dai ragazzini ai più maturi. E allora posso dirti buone ferie? Grazie, grazie Plinio.